Ciao inventori di sogni e benvenuti o bentornati sul canale. Oggi video haul, quindi voglio mostrarvi tutte le new entries della mia libreria fra acquisti, regali e recuperoni. Prima di cominciare però vorrei rispondere a quanti hanno chiesto della challenge, perché ho ricevuto vari commenti e messaggi in cui mi è stato chiesto: Ale, ma la reading challenge del 2019? Devo fare un mea culpa perché ancora non ho iniziato la reading challenge. E lo so, me l'ero ripromesso, però in realtà la prima settimana di gennaio è trascorsa così, era ancora festivo e non ero neanche a casa, e subito dopo è iniziato un periodo impegnativo, insomma sto andando avanti e indietro per impegni vari e quindi mi sto rendendo conto di leggere veramente poco, e leggendo poco non sono ancora entrata proprio nell'ottica della sfida di lettura. Mi sono ripromessa che appena terminerò il primo libro del nuovo anno allora inaugurerò la reading challenge, quindi farò come la tradizione, riportando i vari punti su un foglio e cominciando appunto a spuntarli. Però nel frattempo vi lascio giù nell'info box il link del sito di Pop Sugar in cui appunto è riportata la reading challenge che ormai seguo da 3 anni. E fatto questo disclaimer, iniziamo con il book haul, e il primo libro che voglio mostrarvi è stato un regalo graditissimo. Infatti una sera sono tornata a casa e nella cassetta della posta c'era questo bel pacchetto giallo e conteneva un regalo graditissimo e non previsto. Infatti io non mi aspettavo assolutamente di ricevere questo regalo, che è stato da parte di Nick Duca Von P, al quale mando un bacio e ti ringrazio ancora tantissimo di cuore. Il libro che Nick mi ha regalato è Un regalo da Tiffany di Melissa Hill, che è questo bellissimo romanzo tutto in color Tiffany, e già a cominciare dall'editing a me piace. C'è il bigliettino che userò come segnalibro, e vorrei farvi notare la raffinatezza di questo libro che ha proprio il color Tiffany. E questo è un romance ambientato sulla Fifth Avenue a New York, con riferimento chiaramente alla gioielleria di Tiffany. Non ho voluto spulciare di più la trama perché vorrei che fosse una sorpresa, vorrei leggerlo io e apprezzarlo senza avere spoiler di alcun tipo. E quindi Nick, io ti ringrazio ancora tantissimo e veramente, perché non me lo aspettavo questo dono. Passiamo ad un acquisto che ho fatto io, ovvero il gabbiano Jonathan Livingstone di Richard Bach. Questo è considerato un classico moderno contemporaneo e io possiedo già una copia di questo libro, però è rimasto nell'altra casa e non lo ricordavo assolutamente. Infatti l'ho proprio comprato e letto ex novo, come se non l'avessi mai affrontato prima. Quindi potrete capire anche dalla presenza dei post-it che è un libro che ho già letto, e non voglio anticiparvi nulla perché poi vi parlerò di questo libro nel prossimo wrap up. L'edizione rimane sempre molto fedele a se stessa, anche se cambia edizione, anche se ci sono queste ristampe continue, perché il racconto è alternato a delle fotografie di gabbiani che accompagnano la storia, quindi sono delle immagini non prettamente legate a quanto si sta raccontando nel libro, ma servono appunto a rafforzare queste immagini che il libro ti comunica. Poi ho ceduto ad un fantasy di cui ho sentito parlare sia bene che male, e in realtà non l'avevo proprio focalizzato, nel senso che non era mia intenzione comprarlo, ma non per le recensioni negative, perché proprio non mi attirava. Invece poi un pomeriggio, andando in libreria, mi sono soffermata a leggere qualche pagina qui e là e ho trovato una cosa che nei libri mi colpisce sempre tanto, ovvero la presenza delle frasi flash, ovvero quelle frasi che pur di poche parole riescono a colpirti subito e a darti proprio un concetto. E quindi da qui, insomma, una tentazione dopo l'altra, ho finito con l'acquistare questo libro, e si tratta del chiacchieratissimo Figli di sangue ed ossa di Tomi Adeyemi. Eccolo qui, primo romanzo di una saga fantasy, saga o trilogia o duologia, non lo so, se voi ne sapete di più gentilmente fatemelo sapere con un commentino, ed è un fantasy ispirato anche alla mitologia africana, e l'autrice è una ragazza giovanissima, laureata ad Harvard,
che è questa qui, nonché appassionata proprio di mitologia nordafricana. E da qui ha colto proprio l'ispirazione per questa storia. Arriviamo ad un libro famosissimo che però io non ho ancora affrontato e non vedo l'ora, perché è un libro non molto corposo come mole e secondo me si fa leggere benissimo. E si tratta del famosissimo Seta di Alessandro Baricco. La farfalla in copertina mi ha colpita tantissimo perché mi dà proprio questa idea di libertà, ma nello stesso tempo è una farfalla, non so se si vede, con le ali fatte di parole, sembra quasi un foglio di giornale, e questa cosa mi ha ispirata molto perché, non lo so, ci ho visto un'immagine che mi ha rispecchiato un po' e quindi ho deciso di acquistarlo. La storia ha come protagonista questo compratore e venditore di bachi da seta in una storia ambientata nel 1861. Poi non poteva mancare un libro del re e quindi ho fatto entrare nella libreria Colorado Kid di Stephen King. Eccolo qui, è un romanzo breve, infatti è di 180 pagine e mi sono accertata che fosse un romanzo a sé stante perché, come vi ho mostrato anche sui miei social, sto notando che alcune case editrici, tra cui proprio la Pickwick, sta dividendo in racconti singoli e quindi in libri singoli delle grandi raccolte di Stephen King. Per esempio ha diviso in 4 libri separati stagioni diverse e così stanno dividendo anche altre raccolte di racconti di Stephen King, come ad esempio Cuori in Atlantide. A me questa idea non piace particolarmente, nonostante più che racconti siano dei veri e propri romanzi brevi, quindi anche pubblicati singolarmente si arriva alle 250 pagine facilmente, però a me non piace il concetto di fondo perché quelle sono opere nate e concepite nella mente dell'autore come opere complete. Quindi dividerle secondo me toglie molto della sostanza di quelle opere e quindi io prima di comprare opere diciamo brevi di King mi accerto sempre che siano romanzi concepiti così e non racconti divisi da altre raccolte. Poi per dovere di lettrice, sì, ahimè, ho dovuto fare questo sacrificio, ho recuperato un'edizione più carina di un grande classico di Stevenson, ovvero Lo strano caso del dottor Jekyll e di Mr. Hyde. Eccola qui, ho acquistato questa edizione della Bompiani, Classici Bompiani, al costo di 10 euro tondi tondi e ho voluto recuperarla perché io questa opera la possedevo fino ad ora solamente in un'edizione stravecchia e dalla quale ho letto questo libro, che è questa qui. Questo libro risale al 1984, quindi questa stampa è stata fatta nel 1984 ed è un allegato al giornale L'Europeo. Guardate se non è una reliquia questo libro, è pazzesco, infatti non so se si può vedere, è praticamente diventato giallo, come anche le pagine sono super ingiallite e ha, no, non ha un cattivo odore, odore di libro vintage, diciamo così. E quindi io avevo letto l'opera di Stevenson proprio da questo libro e quindi ho detto no, non può essere, non esiste, e quindi devo recuperare un'edizione più nuova. Questa però intendo conservarla, quindi in libreria saranno posizionati in questo modo. E chiudiamo con una vera chicca, una super chicca, perché ho recuperato un libro che mi ha incuriosita tantissimo per le notizie, per le curiosità appunto, che fornisce parallelamente al testo. Si tratta infatti di Ta-da! L'Hobbit annotato, annotato da Douglas A. Anderson, il libro ovviamente di Tolkien. Questo è il racconto dello Hobbit, quello che possiedo anche nell'edizione da cui l'ho letto, ve lo mostro. Eccolo qui, questo è l'Hobbit dal quale ho letto questo libro ed è l'edizione tradizionale, quindi contiene proprio il racconto L'Hobbit, e questo invece contiene il racconto dello Hobbit, però tutto annotato da millemila curiosità diverse per ogni rigo. Quindi ogni paragrafo, ogni periodo del racconto è accompagnato da queste note tutte relative a curiosità di ogni tipo, relative ai personaggi fantasy, relative alle ristampe, alle mappe di Tolkien, alla traduzione,
a come alcuni personaggi sono stati cambiati a seconda del paese in cui è stato tradotto il libro, varie cose anche relative ai disegni di Tolkien. Insomma, ci sono veramente tantissime curiosità e io ammetto che la curiosità principale che avevo era capire il significato del simbolo che Gandalf incide sulla porta di Bilbo quando arrivano i nani, come si vede nel film, quella specie di F con le gambine verso l'alto. Però ho guardato e non c'è purtroppo la spiegazione e vorrei sapere appunto il significato, perché so che è una lettera dell'alfabeto runico dei nani, però nonostante le mie ricerche non sono riuscita esattamente a capire nel film che cosa volesse comunicare. Anzi, faccio un appello, se qualcuno lo sa per favore me lo faccia sapere, perché so che nel libro vengono impressi tre simboli, che vuol dire tipo ladro disponibile per un'impresa con futura ricompensa, una cosa del genere, mentre nel film viene usato proprio quel simbolo e vorrei sapere perché. Bene, cade tutto. Fall'Hobbit annotato, termina questo haul, come sempre vi mostro il bottino nella sua interezza, bellissimi. Romanzi più corposi, più brevi. Non dimenticate di lasciare un like se il video vi ha tenuto compagnia o se vi ha dato qualche spunto. Iscrivetevi al canale con la campanella attivata se non l'avete ancora fatto. Io vi ringrazio per avermi seguita fino a qui e ringrazio tutti i miei iscritti, sia quelli nuovi che quelli di sempre. Grazie, grazie di cuore. Vi mando un bacio e vi do appuntamento al prossimo video. Ciao!